Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qua in diretta. Stiamo per andare in onda con la diretta della seconda manche di questo secondo appuntamento del campionato Predators, del trofeo Predators Online, che si corre, ricordo, nel circuito di Misano, oggi rinominato in ricordo di Marco Simoncelli. E a farmi compagnia in cabina di regia c'è Riccardo Moretto e il pilota reale del campionato Predators Alberto Ticchi. Ciao ragazzi. Ciao, bentornati a tutti. Buonasera ancora di nuovo. Allora, sì, vi ricordo che questa è la seconda manche. La seconda manche praticamente vede una griglia di partenza invertita nelle prime 10 posizioni rispetto all'ordine di arrivo di gara 1. Quindi adesso, alla luce dei tempi che abbiamo visto in gara 1, Riccardo, penso che non sarà proprio una passeggiata per i nostri Mintuan, Daniele, Samuele e Andrea, che hanno diciamo, fatto delle gare abbastanza solitarie nella prima manche, giusto? Direi proprio di no, anche perché diciamo che nell'eventualità Mintuan si trovasse dietro anche a Daniele Pizzo, se Daniele gira anche quel mezzo secondo più lento al giro, anche se in realtà è di meno vedendo i distacchi, sarà molto difficile per Mintuan superarlo. Non sarà come Imola, sarà diverso. Qui conteranno i primi giri e vedere se e quante posizioni riusciranno a recuperare e quante auto metteranno tra di loro, diciamo, no? Durante le prime curve, perché sarà questo secondo me che determinerà il vantaggio da recuperare da parte di quelli che dovranno Sì. diciamo, superare, che sarà determinante. Abbiamo visto prima che Mintuan, a fronte dei 3 secondi e mezzo circa che ha avuto dopo 13 giri, 1,5 se l'è guadagnato subito nel primo giro, quindi facendo vedere che lui con le gomme fredde all'inizio riesce già subito a fare tempi interessanti. Prima ha fatto un 55,4, mentre tutti gli altri hanno girato abbondantemente sul 56 medio. E questo è probabilmente un vantaggio, però davanti a sé avrà macchine che comunque hanno punti di frenata prudenti, quindi bisogna stare anche attento perché questo suo vantaggio potrebbe anche trasformarsi in una sorta di trappola, penso. Lo vedremo tra pochi minuti, Michele. Penso sì. Io intanto non so se te ne sei accorto, se ci avete fatto caso, chiedo anche a Alberto. Rispetto a Imola, io ho notato che i piloti per effettuare un sorpasso hanno faticato. Abbiamo visto dei duelli che sono protratti per diversi giri, e mentre a Imola, diciamo, i sorpassi erano generalmente più netti, ecco. Che ne pensi, Alberto? C'è da dire comunque che sono due circuiti molto differenti. A Imola sono più curve, è molto più tecnico, quindi l'errore è più comprensibile e non tutti riescono a sfruttare magari quella che è la pista. Qui a Misano è sempre un'ottima pista, un bellissimo circuito, però forse dal punto di vista puramente tecnico è un pochino più facile arrivare subito al limite per tutti, quindi quello che è l'errore che si aspetta a chi succede alle macchine magari non arriva e sono tutti a un ottimo livello, quindi è difficile anche vedere così tanti sorpassi netti. Qui si gioca sul pelo, come si suol dire. È chiaro, è Sì, chiaro. sono d'accordo con quello che ha detto Alberto. Oltretutto, diciamo che a Imola c'era un rettilineo molto più lungo rispetto a questo, che Certo. permetteva, diciamo, di recuperare ancora qualcosina di più in velocità restando in scia. E difatti molti sorpassi li abbiamo visti alla staccata del tamburello. Mentre qui, sì, qualcuno prova, però vedo anche che ovviamente se vede che non ci sta, dentro non ci sta, lascia l'acceleratore, insomma. Sì, Certo. questa correttezza anche da parte dei piloti, perché comunque nulla vieta di tenere giù e rischiare, però probabilmente o tengono anche a quella posizione lì o pensano a un'eventuale, diciamo, sanzione da parte della direzione gara per un sorpasso
Azzardato. Azzardato, sì, certo. Sì. Giusto, giusto. Comunque sì, possiamo dire comunque in gara 1 di aver visto un ottimo livello di correttezza generale, non abbiamo visto manovre particolarmente brusche, probabilmente Eros Masciullo in quel contatto con Soldon probabilmente ha valutato male l'ingresso, è entrato troppo veloce, ha dovuto stringere nell'erba e c'è stato quel contatto in cui entrambi comunque ci hanno rimesso, ecco. Per il resto, sì, come ti dicevo, secondo me può essere vista anche in un'altra maniera, nel senso che comunque quella curva va affrontata restando larghi, diciamo, in entrata. Magari ha visto la porta e si è infilato dentro non pensando che comunque l'avversario è costretto a stringere per prendere la corda prima o poi per uscire veloce, incrociandolo ovviamente. Per cui sì, la porta è aperta, ma è aperta relativamente, per cui ti trovi in una condizione dove l'uscita di curva, se ti porti così vicino alla corda, così tanto presto, diciamo, sei molto svantaggiato, per cui anche se riesci comunque ad affiancarlo, assolutamente non riesci a competere in velocità di uscita, di conseguenza certo. Rimani dietro. Certo. Senti Alberto, ti volevo chiedere per pura informazione, alla curva del tramonto in uscita, praticamente in uscita, in che marcia siete? Praticamente dove chiude, dove si va a prendere la corda e poi si esce? Certo, la seconda, guarda, o la terza marcia? A memoria credo proprio fosse la terza. Si entrava in seconda, però in uscita si appoggiava già tutta la terza, per poi andare a mettere tutte le marce fino alla sesta per percorrere il curvone. Da memoria ti ripeto che non tutte le macchine erano rapportate uguali, quindi magari può essere che qualcuno esca in seconda e qualcuno in terza. Sì, qui infatti te l'ho chiesto perché ho proprio notato proprio questa cosa che mi stavi dicendo te, che qualcuno ha scelto i rapporti proprio i più lunghi disponibili e esce dal tramonto in seconda marcia, mentre certo. Altri paradossalmente hanno scelto quelli più corti possibili. Ci sono, mi pare, quattro varianti di rapporti che differiscono per coppia, pignone corona, giusto Ricky? Certo. Sì, sì, confermo. Sono quattro esatto. Combinazioni possibili e volevo sapere da te appunto che la fai con la macchina vera, però chiaramente anche te mi dici giustamente, nella realtà c'è chi usa gli uni e chi usa gli altri, ecco, non è che certo, c'è... Certo, non siamo così estremi in quel senso, mi ricordo che le opzioni da questa pista erano essenzialmente due, o i più lunghi disponibili o quelli appena più corti, ma utilizzare i rapporti, diciamo, i più corti disponibili non se ne parla assolutamente, perché ci sarebbe ritrovati a curvone già in sesta limitatore con almeno 40 km orari in meno rispetto agli altri. Porca miseria, che velocità raggiungevate prima nel curvone praticamente? Le velocità massime rilevate sfioravano i 200, se non mi ricordo male, in sesta. Con i rapporti più corti si arriva a 165-170 al massimo, c'è una bella differenza probabilmente. Sì, indubbiamente. Infatti ti correggo Michele, le opzioni sono 6 e 6. Ti portano a circa 200 km orari con rapporto più lungo e ti portano a circa 170 con rapporto più corto. Direi che ci siamo anche rispetto totalmente alla realtà, direi. Sì, 175 per l'esattezza. Al limitatore sesta. Forse siamo un pelino più corti con i rapporti da slalom, così quelli che usiamo, i cortissimi, però sono usati poco nelle piste piccole essenzialmente. Tanto le macchine si sono schierate per il solito giro di ricognizione, di formazione. Vediamo praticamente in prima posizione Terzani, c'è qualche piccolo problemino, hanno riavviato ancora una volta il server. Sì, nel frattempo nel server 2 Michele come sono messi? Sono già partiti? Un attimino, andiamo a vedere, server 2 sono in questo momento nel giro di formazione. Giro di formazione in questo momento sono, dovrebbero essere. Bene, bene. Quindi
Dicevi Alberto che la gara di Misano è stata quella che nella realtà ha avuto più partecipanti, vero? Sì, Quanti penso eravate? che eravamo, penso, in 17 a Misano e in 18 a Imola, qualcosa del genere, o forse viceversa, non mi ricordo bene. Comunque erano i due autodromi, diciamo, che hanno riscosso più successo. Che sia proprio per un motivo puramente dell'autodromo o che ci sia qualche altro fattore che ha contribuito a questa Ma sicuramente i influenza? fattori erano comunque l'autodromo, sai che comunque correre a Imola, correre a Misano in circuiti del genere attira molto e sicuramente anche erano infavoriti dal fatto che fosse inizio campionato, quindi è chiaro che il maggior numero di iscritti di solito si concentrano nella parte iniziale del campionato, non di certo alla fine. Certo. I piloti si stanno schierando ora in griglia. Vediamo se questa è la volta buona. Vediamo che in pole position ci sarà Terzani, prima ha con tutto se stesso difeso la decima posizione perché chiaramente sapeva che sarebbe partito primo ora e quindi giustamente ha lottato con tutte le sue armi per mantenerla, ecco perché partire primi in gara 2 è comunque un buon risultato. E chi non l'avrebbe fatto? Giusto. Comunque bastava un altro giro, la decima posizione probabilmente la perdeva, quindi è arrivato proprio al limite. Provvidenziale, sì, la fine della gara direi nel suo caso. Vediamo, i piloti stanno facendo un po' di zigzag per provare a scaldare le gomme, anche se abbiamo visto che comunque non serve granché, ecco, le gomme non si alzano di temperatura, non si scaldano. Sì, Sì, quello Alberto, conferma, sì. confermi questo aspetto, Alberto, o Sì, comunque essenzialmente sì, anche nella realtà abbiamo notato che le gare, come molti fanno e si vede in televisione, non serve poi molto nelle nostre macchine, contano magari le forti accelerazioni, le forti staccate per portare in temperatura le più che lo zigzagare. Ha Sì, poca detto. roba. Perché proprio è la mescola che è molto dura, insomma. Mi ricordo nello sviluppo del mod abbiamo lavorato noi, insomma, noi come tester, ma i ragazzi dello sviluppo fisico, quindi Andrea Conte, che oggi è in gara, e Fabrizio Gritti, scusate, mi ricordo che per lo sviluppo della. Ho Sì, sbagliato un che attimino salutiamo. il nome. Fabrizio Frizzi invece di Fabrizio Gritti, scusate, e mi ricordo che per lo sviluppo delle gomme comunque abbiamo penato un bel po' in questo richiamo perché comunque non Sì, riuscivamo a confermo. trovare buon compromesso proprio il discorso di Certo. grip, tempi di riscaldamento, temperature. Abbiamo preso molto tempo su questo aspetto. E soprattutto Immagino. l'aderenza. Sì, Soprattutto aderenza. l'aderenza perché comunque diciamo abituati a guidare formula di un certo tipo con gomme slick eccetera, l'aderenza non doveva essere Federato. totale, ecco, per cui doveva Certo. comunque far scivolare una macchina avente circa 100 cavalli e 60 Nm di coppia, quindi le gomme non dovevano assolutamente avere un grip esagerato perché altrimenti Rimaneva sembrava di incollata. andare su, sì, di andare sui binari, non, cosa Immagino, che con immagino. la Predator non esiste. Diciamo che Esatto. la guida della Predator è quasi realistica se vogliamo, perché Sì, comunque ti sì porta a e no, sì. Certo. sovrasterzi, vero Alberto? Vediamo nei tuoi Sì. onboard che posti su internet, su YouTube, il sovrasterzo anche con la 600 viene spontaneo, insomma. Sì, viene spontaneo nella guida al limite perché si è sempre sul rasoio della tenuta laterale. È chiaro che magari quello che vedete fare a me non lo vedete fare ad altri, Tanto, ognuno ha lo stile di guida. Nel Nel frattempo, frattempo stanno per partire, stanno per accendere l'unico del semaforo. sì, Siamo, semaforo rosso in eccole. questo momento. Pronti, attenti. È partenza. Via, partito malissimo Terzani, partito malissimo Terzani, qui Male, male. è rimasto fermo, vediamo che Pinto è scattato in prima posizione, seguito da Fiore e da Dragoni. Pinto che comunque aveva dimostrato nelle prove di essere molto veloce, quindi l'essere scattato subito là davanti potrebbe
sicuramente dargli un'ottima chance per questa gara. Vediamo dietro di lui. Vedo Pizzo, Marco... dodicesima posizione, probabilmente ha perso qualcosina. Partenza. Andiamo a vedere. Teniamo d'occhio anche, lo vediamo, sì, è undicesimo in questo momento e sta battagliando con Scalzarello. Vediamo se riesce in staccata a superare Floris, ma si porta all'interno. Tanto lunghissima Simone Scalzarello. Attenzione a Terzani. Terzani si è girato, abbiamo visto, sì. Tanto torniamo da solo. Però andiamo davanti, sempre Pinto davanti a Fiore, che deve vedercela con Disarò, Andrea Disarò già terzo, che lo attacca subito. Vediamo se all'ingresso del curvone riesce a fare... Sì, e Mintu attacca Fiore in questo momento al curvone, vediamo se riesce a restare davanti alla curva del carro, sembra proprio di sì. Disarò su Dragone, scusate, avevo sbagliato, e ce la fa, e lo passa. Tempo... Mintuan si porta in quinta posizione nel frattempo, quindi ha già recuperato metà dello svantaggio in nemmeno un giro. Quindi ci ha subito, come si suol dire, ci ha subito già smentito Mintu. Immediatamente. Non ha perso tempo. E invece vedo tardato Daniele Pizzo che rimane in decima posizione alla fine del primo giro. Sì, stiamo vedendo. Intanto vediamo Marco Fiore impegnato con Andrea Pipolo che lo passa prima dell'ingresso della variante del parco, sul passo all'esterno pulito direi. Vedi Michele, quello che ti dicevo prima, più avversari metti tra te e il tuo diretto inseguitore i primi giri e più ti avvantaggi o svantaggi nel resto della gara. Quindi ora sì. per Daniele... Anche se poteva tenere dietro Mintuan, in questo momento la vedo molto dura che arrivi addirittura a prenderlo. Tanto in questo momento sta duellando con Floris, vediamo, per la nona posizione. Anche se i due sono staccati di circa 200 metri, non vuol dire. Sì, di loro ci sono 5 vetture, insomma. Addirittura perde una posizione in questo momento, Daniele Pizzo. Su Scancarello. Scancarello lo ha attaccato. Sì. Lo ha attaccato e lo ha passato, perché Daniele ha rallentato molto... vediamo un po' per non toccare Floris e ne ha approfittato Scalzarello. Quale Scalzarello adesso andrà ad attaccare Floris. Vediamo un po'. Poi Daniele Pizzo noi lo conosciamo perché ci abbiamo fatto molte gare insieme. Però intanto ecco, in questo momento Zero ha preso la testa della corsa. Andiamo a rivedere un po' la manovra che ha fatto. Vediamo un po'. Ha superato Pinto. Vediamo un po'. Ha preso la scia all'uscita del tramonto, aspettando forse un'indecisione. Ha preso la scia prima del grande curvone, è passato agevolmente, è uscito molto più veloce. Eh sì. E quindi vedo bene Andrea perché ha dimostrato, infatti va a fare 55-8 nel giro della gara, ha dimostrato in gara 1 di avere un ottimo passo, quindi... Mintuan per la terza posizione in questo momento. Vediamo. Sta attaccando Cesaroni e sa che manca poco. Siamo in macchina con lui, vediamo. Sono all'arrivo in questo momento, ma non credo che azzardi. Appena vediamo. Passato l'arrivo si mettono nel rettilineo, ma a qualche metro di svantaggio. Sì, non... Alla quarta sicuramente rimane dietro. Anche perché Samuele Cesaroni in gara 1 ha fatto vedere che comunque non è propriamente lento, anzi, e quindi diciamo che è il primo avversario tosto che incontra Mintuan in questa situazione. Che esce, ha una traiettoria diversa Mintu in uscita della quarta e si porta all'interno del tramonto e passa. Si trova in terza posizione, sì, solo che ora Samuele è dietro, subito dietro, per cui riesce a sfruttare la scia, secondo me lo ripassa prima del curvone, però Mintu saggiamente si porta a centropista e ora sono appaiato.
Mintuan è costretto una traiettoria più stretta, sì. Ah. Sono lì, sono affiancati, guarda, Mintuan però alla curva del carro è davanti. Bellissimo duello, stiamo vedendo, veramente bello duello. In questo momento Mintu sta perdendo strada da Cesaroni, dovranno alzare tutti e due il piede. No, Cesaroni ripassa. Alla Misano ripassa. Bellissimo duello tra questi due ragazzi, veramente bravi. Vediamo se replica immediatamente Mintuan, l'inserimento della curva del parco, ma non credo, non ce la fa. Mamma mia, che rischio per Mintuan. Mamma mia. Qui rischiava di rimetterci di nuovo l'ala anteriore, come la scorsa gara. Sì. E intanto ha un cliente molto scomodo Mintuan dietro di sé in questo momento. È Andrea Tipolo che sta venendo su veramente forte, e questo rallentamento, diciamo, momentaneo di Mintuan potrebbe favorirlo, mentre Pizzo, che è il diretto avversario di Mintuan, è ancora undicesimo, con ancora Floris davanti a sé, mentre Scancarello è riuscito a portarsi in settima posizione. Daniele Pizzo ha appena superato Marco Fiori in questo momento, anzi, si trova appaiato, guarda. Sono al curvone, in questo momento stanno affrontando la curva del carro, anzi, scusami, al tramonto. Stiamo vedendo, c'è un gran bel traffico, vediamo, lo ha passato. Sì. Lo ha passato e ha preso qualche metro di vantaggio dietro, per cui dietro di lui sicuramente manterrà la posizione. Diego Tergolini sta per attaccare Marco Fiore. Questo gruppetto qua è molto ravvicinato, è vero? Sì. Grande correttezza in pista però, Michele. Sì, veramente tutti molto bravi. Intanto siamo in macchina con Diego Tergolini, che prova ad attaccare Marco Fiore, stiamo vedendo, però ha perso un attimino il controllo alla curva Rio, al carro, e vediamo per l'ingresso della Misano è distante. Andrea Pizzaro, giro veloce, 55,5, non tempi velocissimi come prima, però comunque tempi interessanti. Vediamo che Pizzaro ha un secondo e due di vantaggio. Attenzione a Floris, a Francesco, sta dando spettacolo con Lena. Bellissimo, che è successo? Ci siamo persi probabilmente un problema per Marco Fiore probabilmente ha perso il controllo della macchina. Andiamo a rivedere un replay, andiamo a vedere. Decisamente ha perso delle posizioni. Qui nel frattempo sto seguendo Francesco Floris e Giuseppe Lena, che se le stanno dando di santa ragione. Sì, gli è andata all'ingresso della variante del parco, gli è andata la macchina in spin, ha provato a controllarla e non c'è riuscito e ha perso due posizioni, si è girato, ha perso due posizioni. Lo dobbiamo capirlo Marco, perché contemporaneamente sta gestendo due server, quindi sta facendo veramente un ottimo lavoro e più c'ha da correre. Quindi, non è da tutti. Molto bravo Marco per l'impegno. Nel frattempo Francesco Floris è stato superato da Daniele Pizzo. Daniele Pizzo in gran rimonta, si trova davanti Giuseppe Lena e si è proprio attaccato agli scarichi. Stiamo osservando. L'incrocio lo passa alla curva del carro. Stiamo vedendo. Vediamo se forzerà la staccata. Vediamo. Sono andati tutti un po' larghi, ha dovuto mollare. Invece sì, ma Daniele riesce ad avere una traiettoria più interna. Daniele passa dopo la Misano, o l'ingresso della Misano, sì. Però vedo che Floris... Vediamo se riesce a portarlo all'errore. Vediamo. Invece non ci cade. Tanto siamo in macchina con Floris, quello davanti è Daniele Pizzo. Vediamo che Floris cerca di prendere la scia e non può fare niente, scia su scia. Frena prima, molto prudentemente Floris frena prima. Un ottimo molto saggio questo ragazzo, molto saggio, molto bravo, veramente usa molto la testa per guidare, tanto di Daniele. Sì, se incrocia la traiettoria, speriamo che vediamo. Daniele passa, però ci sono dei contatti, vedo. Mamma mia, è andata, è passata.
Andiamo a rivederlo un attimino sì. dall'esterno, vediamo un po'. Vediamo. Sì, riacchiamo aperto. Vediamo dall'esterno la manovra che ha fatto Daniele. Ah, proprio staccata, proprio millimetrico, eh. Passava neanche un capello, è entrato e ha chiuso. Daniele, Ha riscaldato le gomme. Ah, è bella manovra, bel sorpasso di Daniele. Sì, ha rischiato in uscita, però vedo che tanto è riuscito per a chiudere Rio molto bene. Di Mituan nei confronti di Cesaroni, è riuscito a passare Samuele Cesaroni e si è portato in terza posizione Mituan. Sì. E adesso ha nel suo obiettivo Francesco Pinto, dopodiché davanti a lui c'è Andrea Di Giarò, staccato di circa 2 secondi. Vediamo se comunque Samuele Cesaroni, diciamo, essendo proprio appiccicato dietro a Mituan, ne riesce, diciamo, a copiare le traiettorie e quindi i tempi. Vediamo cosa riesce a fare. Intanto Andrea Di Giarò, 55,3, giro veloce della pista. Quindi cerca di approfittarne il più possibile, perché sa che se arriva nel one è un problema. Le cose si fanno dure. Sì. È un problema. Eros Masciulli, nuovo giro veloce della pista. Masciulli che si trova in 12ª posizione. Andiamo un po' in macchina con lui a vedere come è messo. In questo momento è solo Soletto e è in recupero su Taddeolini e poi Lena davanti a loro. Da tempo vedo Fabrizio Visca ai box, non so per quale motivo Michele, ma credo abbia avuto un contatto. Andiamo a vedere. 10ª posizione. Andiamo a vedere un po'. Da come guida sembra che... deve aver avuto qualche problema meccanico. Sì, deve aver avuto qualche urto precedente, sì. Torniamo in macchina con Andrea Di Giarò, sì. Il suo vantaggio è salito. Marco Fiore con Luca Donna per la 13ª-14ª posizione, due sono molto vicini, sono affiancati. Sì, stiamo vedendo. Marco Fiore. In questo momento, sì, Luca è davanti, in questo momento ha mantenuto la posizione. Marco Fiore in rimonta dopo la disavventura. Che gli è capitata qualche giro fa. Quelle potenzialità per superare Luca ce le ha, ora vediamo se riesce a metterle in pratica. E Luca che nella prima gara non ha avuto modo di farci vedere il suo vero potenziale a causa di quel contatto nei primi giri. Tanto Andrea Di Giarò nel giro, no, ancora battuto da Minto, a Minto fa segnare il giro più veloce, 55,1. Vediamo Marco Fiore, ormai negli scarichi di Sorton larghissimo nell'erba, perde velocità, vediamo dall'esterno se riesce, però ha la peggiore traiettoria Marco, probabilmente non ce la fa a passare, vediamo. Ah, molto molto duro Marco, non si è fatto impensierire, ha forzato al massimo la staccata e è passato, bravo Marco, bel sorpasso. Bravo Marco, all'esterno, molto... molto coraggioso. Nel frattempo Mintuan si sta portando piuttosto vicino a Francesco Pinto. Ha seminato in questo momento. Ha seminato Cesaroni, quasi Cesaroni e Andrea Pipolo attaccato alle costole. Vediamo un po'. Vediamo se Mintuan forza alla curva del tramonto rimanendo interno. Invece niente, decide di rimanere largo e sfruttare la scia probabilmente nel prossimo rettilineo. Penso anche io. Non è uscito particolarmente veloce. Vediamo se Pinto va a chiudere all'interno. Vediamo. Recupera. Sorpasso su Pinto. No. Pinto ha lasciato la strada. È stato molto corretto. Non ce l'è sentita di. Era già all'interno, però. Mintuan era già all'interno. Sì. Doveva pensarci prima. Bellissimo sorpasso da Mintuan che adesso si porta in seconda posizione e ha davanti a sé Andrea Di Giarò che attualmente
occupa la terza posizione della classifica e non se lo deve far scappare per nessun motivo. Quindi, no. Quindi vedo che sta girando costantemente sul 55 basso Andrea Disero e anche Mintuan. Ora vediamo se Mintuan a pista libera riesce a guadagnare quei 3 secondi e mezzo che lo separano da Andrea. Ci mancano 10 minuti. 10 minuti esatti. Sono altri 6 giri circa, no, 5, scattati 9 minuti ora, quindi 5 minuti, 5 giri precisi dovrebbero riuscire a fare. Nel frattempo intanto Daniele Pizzo ha recuperato molto su Mauro Dragoni, se lo trovo davanti in questo momento. Però ancora questo Floris che lo sta tampinando. Sì. Si è attaccato veramente alle costole e quindi stanno avanzando in due per andare a recuperare Dragoni. E vedo anche un Eros Masciulli su Diego Tadeolini, molto vicino, molto, molto cattivo. Vediamo se trovano la curva della Quercia in questo momento, toccata su Tadeolini, Eros arriva ancora a lungo in questo caso. Siamo persi l'azione, andiamo a rivedere un attimino. È qualche secondo prima, Michele. Hanno proprio l'entrata della Quercia. Siamo. Ah, devi tornare indietro. No, ecco. Sì, all'entrata della Quercia. Sì. Toccata leggera, l'alettone non si è rotto, è riuscito a tenere l'auto, quindi comunque ha perso diversa strada, ecco, da Diego. Sì. Torniamo un attimino su Daniele Pizzo, che si è portato in sesta posizione, quindi non sappiamo chi ha perso la posizione davanti a loro. Mauro Dragoni sicuramente. Ah, Mauro Dragoni, sì, ha passato Mauro Dragoni. Tanto Mintuan gira veloce. Vedo Franco Floris in dodicesima posizione, come mai, Michele? Era dietro Daniele, probabilmente. Andiamo a vedere. Ha avuto qualche problema o hanno avuto un contatto addirittura, ce lo siamo persi? Stiamo vedendo il replay. Ecco. Andiamo a vedere. Praticamente ha perso il controllo. Ha perso il controllo all'ultima, alla frenata per l'entrata nella quercia. Molto probabilmente una scalata troppo no, veloce nel, ha bloccato, nel carro, scusate, una scalata troppo brusca ha bloccato il ponte, è vero Alberto, il classico errore da scalata, diciamo. Peccato per Francesco, niente, peccato perché Francesco è veramente un ottimo pilotino. Sì, ma anche pilotone, portando veramente bene, pilota reale, lui lo può dire, insomma. Intanto davanti a sé c'è un bel po' di bagarre, mi pare di vedere. Direi che, porca miseria, cosa stiamo vedendo? Masciulli e Floris non fanno di squadra con Tadeolini davanti a loro. Vediamo un po'. Siamo in macchina con Masciulli che fa sfilare Floris. Vediamo se Floris riesce ad attaccare Tadeolini al carro. Veramente lo costringe ad andare largo, guarda. Molto bravo Francesco. Queste manovre intimidatorie alla lunga portano all'errore l'avversario. Stiamo gustando tutto dal camera car di Eros Masciulli. Siamo alla curva Misano. Sito molto forte Floris, molto più forte di Tadeolini. Vediamo se porta all'esterno, vediamo se può chiudere la porta in faccia prima dell'ingresso della variante del parco. Vediamo, è davanti. Sì, è davanti, però arriva largo, probabilmente forse una toccatina leggera. Sì, toccatina leggera, però ora Diego incrocerà la traiettoria, scuoterà la rima, no, vediamo. Stringe, Francesco stringe. Va a proteggere, bravi. Ricordiamo che Diego Tadeolini molto bravo, vedendo ne approfitta Eros, vediamo che in questo momento si porta all'interno di Tadeolini ma non riesce a sfilare. Intanto per le cronache vi diciamo che Diego si trova di fronte, davanti e dietro, due
diciamo piloti, comunque Eros veterano e comunque Francesco pilota reale, lui comunque ha solo 15 anni, infatti al team racing danno molto e quindi tanto di cappello a lui, che si trova a dover gestire questa situazione non facile con questi due fenomeni davanti e dietro. Intanto vediamo che davanti c'è Caspita, Giuseppe fa perdere la Lela, Giuseppe posizione. Lela che rallenta Floris, e Diego non se lo fa ridire due volte, ne approfitta subito, ne approfitta subito. Incredibile, bellissimo, bellissimo duello. Vediamo che Floris a tre, mamma mia, cosa stanno facendo. Oh, sono, non c'è posto, non c'è posto. Qua Mamma vediamo mia, chi molla. mamma mia, mamma mia, mamma mia. Se escano indenni sono bravissimi. Vediamo che Lena è sempre davanti a tutti. Floris Però dietro, arriva Taddeolini. largo. Eros Masciulli ha incrociato la traiettoria e si è Eros portato passa. accanto a Diego e l'ha passato. No, peccato, peccato per Diego. È arrivato Peccato per largo. Diego, ha perso il controllo della macchina. Peccato, peccato. Ha perso il contatto con questi qua davanti. Un peccato veramente. Sì, perché se le sarebbero date fino alla fine. Intanto, giustamente, siamo un po' distratti. Dalla testa della corsa abbiamo Andrea Di Giarò, che pensate è un vantaggio ridotto a 1 secondo e 4 Attenzione che con. ci perdiamo un bel duello tra Francesco e Giuseppe, Michele. E qua forse ha fatto un'entrata un po' dura Francesco. Vedo che è sempre dietro, è entrato anche Masciulli, adesso Sì, c'è andiamo stato il contatto a e vedere. purtroppo sì, c'è stato il contatto alla curva Rio tra Floris e Elena. Un'entrata un po' forzata da parte di Francesco, che è riuscito a passare, però ha costretto Giuseppe diciamo al contatto, insomma. Chi ci ha rimesso Una prima bussata in è po entrata. Dopo chi ci ha Giuseppe ci ha rimesso un rimesso bel po'. eh sì. C'è In stata tre una sandwich prima bussata all'inizio della Rio e una seconda bussata, l'ha usato come sponda nella seconda, come vedi. Qui Però è stato un po' duretto, è stato un po' duretto in questa circostanza, Francesco. Lui e avrebbe Diego ne ha perso ancora di più. tanto 54,7 per Mintuan. Andiamo subito in macchina con lui perché a questo punto ha Andrea Di Giarò di fronte a sé. Quando manca 1 minuto e 30 e sono esattamente dalle parti del Rio, della curva Rio, e quindi se la matematica non è un'opinione, dovranno Potrebbe fare essere che sia l'ultimo giro. no, passeranno sul traguardo, che mancano ancora 5-6 secondi, quindi non ce ne vogliate per le posizioni a seguire, ma non possiamo assolutamente perderci questa battaglia. 1 secondo in questo momento tra Andrea Di Giarò e Meituan Nguyen. Sì, c'è battaglia tra Samuele e Francesco per la terza posizione alla curva della Quercia in questo momento. Vediamo se incrociano le traiettorie, ma Andiamo a niente, vedere. rimane tutto così com'è. Anche Samuele comunque ha dimostrato di averne di più rispetto a Pinto, quindi anche lui non ci vuole stare a rimanere quarto, lo vuole passare. Vediamo la sua uscita dalla curva del tramonto, ancora troppo lontano, non potrà prendere la scia. Tanto Eh no. 7 decimi tra Pintuan e Di Giarò. E Andrea. Vediamo Andrea, vediamo se mancano Controlla il 4 tempo, controlla il tempo, 13 vediamo secondi alla se. fine, 13 secondi alla fine, forse ce la fanno, forse ce la fanno. 9 Sì, non ci secondi, mettono. 6 No, no, no. secondi, Rimane, rimane. 2 Non riescono a secondi, completare. O sì. conclude la gara. Conclude la gara, sì. E quindi vediamo. Porca miseria, arrivano appiccicati. Bravissimo, Andrea Sì. Di Giarò va a vincere questa gara 2 con Meituan appiccicato A dietro 2 decimi. a 2 decimi. Grande Andrea 54 e Di Giarò. 6. Veramente bravissimo, veramente bravissimo. Complimenti.
Mintuan è stato bloccato per qualche giro, evidentemente nelle prime battute. Esatto. Passava Veramente veramente bella, poco. grandissima gara. Vediamo, Francesco Pinto è riuscito ad arrivare terzo, quarto Samuele Cesaroni, quinta Andrea Pipolo, bravissimo Andrea Pipolo, che ha scavalcato Daniele Pizzo quindi negli ultimi giri. Siamo per il sorpasso. Simone Scancarello settimo, ottavo Mauro Dragoni, nono Francesco Floris, e senza quell'errorino avrebbe potuto sicuramente puntare a qualche posizione in più. Diego Taddeolini, ottimo decima posizione, anche lui sfortunato perché è toccato in varie occasioni, abbiamo visto. Giuseppe Lena, undicesimo. Marco Fiore, un po' sottotono, dodicesimo, autore di un testa a coda. Eros Masciulli, tredicesimo, anche lui fortunato, o forse diciamo purtroppo arrischiato in quel frangente, nel suo compagno di squadra, si è girato. Quattordicesimo Bruzzone, quindicesimo Solton, sedicesimo Suraci, Conte diciassettesimo, Rossetti diciottesimo, Terzani diciannovesimo, e ventesimo Covelli e Fabrizio Visca, ventunesimo e ultimo. Può aggiornare Michele con Quindi, nel server 2 le prime posizioni? allora, nel server 2 purtroppo mi sono perso l'arrivo finale, portate pazienza. So solo che a 2 giri dal termine Daniele Conserva era primo e aveva un bel margine sugli inseguitori. Quindi direi di prenderci i soliti 2 o 3 minuti di pausa per poi entrare sicuramente nell'appuntamento più bello e interessante di tutta la sera, ecco. Quindi ci vediamo Certo. fra 5, 2, 3 minuti massimo. A tra poco, ciao a tutti. A dopo.
girls now, we need the girls now. Eccoci tornati in diretta, giusto precisi per l'inizio della terza e ultima manche. Praticamente, come tutti ormai avete imparato, la terza manche prevede l'inversione totale della griglia. Quindi, chi è arrivato ultimo partirà primo e viceversa. Vi ricordo che io sono Michele Campini e a farmi compagnia abbiamo Riccardo Moretto e Alberto Ticchi. Ciao ragazzi, di nuovo benvenuti. Ciao, ciao a tutti. Buonasera ancora. Allora Alberto, che ne pensi, dato che abbiamo qualche un minutino o due di tempo, che ne pensi di questa esperienza qua con noi a seguire queste gare con questi matti? È rimasto senza parole. Mi sa che non ti funziona il microfono, Alberto. No, non lo sentiamo Alberto. Ha il microfono capzioso. Comunque, Fabrizio Visca doveva partire un pole position, ma in realtà è fermo ai box. Quindi sì, riecco Alberto. Mi sentite adesso? Sì, adesso sì, è tornato Alberto. Sì, dici pure, cosa ne pensi di questa esperienza? Ah, direi che è fantastico. Veramente non avrei mai creduto, da neofita dei sim, di trovare tanta passione anche qui. È veramente bello l'ambiente, complimenti a tutti. Grazie. Sì, in effetti è una bella, è un gioco alla fine, però tutto quello che c'è intorno, diciamo, la puoi alimentare solo con una forte passione, insomma. Io, ecco perché sì. Comunque tieni presente che ci sono dei piloti che tutte le sere comunque stanno un'ora e mezzo qui sul server a fare giri, a fare setup, ad allenarsi, perché ci sentono, insomma, ci sono persone. Poi magari se un giorno lo proverai ti renderai conto che è così, che te lo dico io che sono 3-4 anni e faccio gare, ogni volta che sei lì e si spenge il semaforo, comunque l'adrenalina ti sale a 1000, insomma, ecco, non voglio dire come nella realtà, però comunque è un qualcosa di molto. Alla fine la passione che alimenta il tutto è la stessa, quindi le due cose sono più vicine di quanto si possa pensare, secondo me. Esatto. Intanto la direzione gara ha restartato la procedura di partenza, probabilmente c'era qualche anomalia della griglia, quindi tutto da rifare. Mentre vi dico che nella pool 2 sono partiti, credo, da 5 minuti. E vedo Daniele Conserva già in terza posizione. In questo momento in seconda posizione, primo c'è Cristiano Cesaroni, che è il fratello di Samuele Cesaroni, che ha fatto vedere comunque sono due fratelli veramente molto molto forti. Tanto di cappello a loro. Quindi, mentre, scusate, ma la classifica è in continuo aggiornamento. Adesso c'è Daniele Conserva primo, Cristiano Cesaroni secondo, Claudio Scancarello terzo. Quindi abbiamo nella pool B abbiamo Scancarello, che è il fratello gemello di Simone Scancarello, che è nella pool A, che è sempre destinato con l'inizio alla promozione nella pool A, e Cristiano Cesaroni, che è il fratello di Samuele Cesaroni, che corre nella pool A. Insomma, parentela. Bene. Ma nella pool B abbiamo anche Sandro Federici e Ferdinando Federici, che sono parenti sicuro, non sono fratelli ma sono padre e figlio, quindi sì. Un altro rapporto padre figlio, l'altro è costituito da Diego Taddiolini, che abbiamo visto prima in azione, suo padre Paolo Taddiolini, che non partecipa a questo campionato, ma che è una persona molto attiva nel panorama di Sim Racing World e dà un ottimo contributo allo sviluppo delle mod, manutenzione server e tutto quello che riguarda, insomma,
il team racing. Ecco, Riccardo, a te le solite previsioni e pronostici per questa terza e ultima manche. Oddio, alla luce di quello che è successo in precedenza, Mintuan probabilmente sarà molto aggressivo le prime curve e cercherà di guadagnare più posizioni possibili, sfruttando proprio il fatto che riesce a gestire la gomma fredda in modo ottimale, a quanto pare, salvo poi eventuali errori o disavventure. E Daniele Pizzo è il suo diretto avversario in questa gara, per quello che abbiamo visto. Diciamo che è molto più conservativo all'inizio, per cui lo vedo, non lo vedo pimpante, non lo vedo aggressivo, e di conseguenza credo che ne risentirà molto i primi giri di gara. Dipenderà tutto da questa situazione. Vediamo poi se Andrea Di Giarò riuscirà a confermare la sua ottima prestazione di gara 2, anche se in realtà è partito molto prima sullo schieramento di partenza e ha avuto, diciamo, questa fortuna, passatemi il termine tra virgolette, di concludere la gara praticamente la curva prima. Sì, però ci ha fatto vedere Andrea Di Giarò al pari di Mintuan, che comunque è stato molto lesto, molto veloce a toglierci davanti gli avversari, quindi quello è vero, certo. Quindi, però ricordiamoci che Mintuan si trova davanti ad Andrea in questo momento, per cui, esatto, di una posizione. Quindi, di una posizione. Seguiamoci la partenza là davanti per vedere che tutto fili liscio e poi spostiamoci subito dentro a vedere Mintuan e Andrea Di Giarò, che sicuramente assieme a Daniele Pizzo saranno i protagonisti di questa gara, ecco. Sì, io prevedo una qualche partenza al palo per qualcuno, perché ovviamente i primi piloti sono gli ultimi della griglia dello schieramento, per cui probabilmente sono anche quelli meno esperti, meno maliziosi nelle partenze. E non vorrei che creassero della confusione alla prima staccata arrivando troppo lenti, diciamo, ecco. Vediamo un po' cosa succede. Stanno schierando quasi tutti. La griglia è completa. Siamo su Bisca, stanno per accendere i semafori. Eccoli. Semafori rosso, partenza. Parte male Bisca, peggio di lui ha fatto Terzane, i pilati sfilano a destra. Visto all'interno, vediamo cosa succede. Prima curva. Mm-hmm. Passano tutti lisci, mi sembra. Qualche leggera toccatina innocente. Però sì, mi sì. Sembra, ecco. Vediamo un po'. Vediamo all'arrivo cosa succede. Caspita, sono troppo vicini questi ragazzi qua. Vedo volare delle cartelle, ma penso sia... Mintu, attenzione Mintu! Mintuan è stato toccato all'arrivo in uscita ed ha perso diverse posizioni. Vediamo un po', Mintu. Si ritrova ultimo. Gara in salita per Mintuan. Stiamo vedendo Mintuan, sì. Mintuan quindi è penultimo, era ventunesimo. Penultimo in questo momento, esatto. È un po' è quello che è successo, diciamo, a Imola, insomma, dove praticamente ha avuto un incidente nelle primissime fasi e praticamente ha perso, a parte la macchina danneggiata, ha perso diverse posizioni. Intanto là davanti a tutti abbiamo Paolo Rossetti, che dietro di sé ha Daniele Covelli e ha un piccolo vantaggio di un secondo a 6. Fabrizio Visca, che è partito malissimo, è rimasto quasi fermo al terzo. Luca Sordon quarto, Andrea Conte in quinta posizione, dietro di loro Simone Sancarello, Bruzzoni, Terzani, Floris e Fiore. Attenzione a Floris in nona posizione, andiamo subito. Cesaroni l'ho visto fermo alla curva del carro, però è in ultima posizione in questo momento Cesaroni. Andiamo a vedere cosa è successo. Andiamo. Evidentemente qualche contatto. Andiamo a vedere il replay.
Esatto. Il tempo sembra tutto regolare alla curva del parco. Si è girato, ha avuto un problema all'ingresso del carro, e prima di staccare il carro si è girato, quindi ha perso tutte le posizioni, peccato perché poteva essere uno dei possibili protagonisti. Eh sì, nel frattempo Mintuan si trova in fondo allo schieramento, ma ha davanti a sé Pinto e Pipolo, che non sono dei piloti che ti aprono le porte. Mentre gli altri top rider in questo momento si trovano 12° Andrea Di Sarò, andrei subito in macchina con lui perché... Attenzione, incidente, attenzione, andiamo a rivedere il replay, cosa è successo in macchina con Di Sarò. Vedo degli alettoni per strada. Sì, andiamo in macchina con Di Sarò. Vediamo un po' là davanti. Oh, attenzione, contatto anche alla curva del tramonto. Aspetta. Sembra che ci sia dentro Andrea Pipolo. Sì, vediamo un brutto contatto. Praticamente riusciamo a capire quale sia la vettura che si è girata, non riusciamo a capire purtroppo. Andrea Di Sarò comunque ha riportato